Salve popolo di GS Radio e GS Television e benvenuti da Rugantino e Alessio, ciao! A una nuova puntata di Sport in Quarantena. Questa settimana finalmente, Ale, abbiamo le date della ripartenza dei vari campionati principali di calcio, oltre alla Bundesliga, perché sono stati trovati gli accordi tra la FIGC e il governo italiano e anche tra la Liga, il governo spagnolo, e la Premier League e chiaramente i corrispondenti inglesi. Quindi l'Italia ripartirà con il campionato di Serie A dal 20 di giugno, una data postuma rispetto a quello che si pensava potesse essere l'inizio verso il 13 o 15 sempre dello stesso mese, e si sta cercando di anticipare perlomeno le partite restanti di Coppa Italia, se deciderà in questi giorni, mentre sul 13 giugno invece è riuscita a trovare l'accordo la Liga, che comincerà per quella data là, e il 17 di giugno invece è previsto il ritorno in campo, scusate non mi veniva la parola, da parte della Premier League. Sì, partono tutti quanti tranne la Francia, diciamo, tra i grandi campionati che si sono un po' anche lamentati sia il PSG, che tra l'altro ha riscattato i Cardi, e sia anche il Lione, perché stando in Europa si troveranno a giocare la fine di ad agosto, dopo che non giocano da per 6 mesi, quindi insomma sarà un po' brutto per loro. Comunque, a parte la Francia, tutti gli altri sono partiti più o meno, e noi in realtà partiamo il 13 o comunque intorno a quei giorni lì, solo che non partiremo con il campionato ma con la Coppa Italia, quindi alla fine le nostre impressioni sono state in qualche modo confermate, seppur non con il campionato ma appunto con la Coppa. E anche lì personalmente penso sia un po' una cosa un po' bruttina, un po' perché si gioca tutto in 3 giorni, un po' perché non giocando da 3 mesi più o meno, 2 mesi e mezzo, metti i giocatori in condizione di dover giocare assoluto ogni 3 giorni, e soprattutto con rischio supplementari sia in semifinale di ritorno sia in finale, quindi partite non solo che rigiochi dopo tanto tempo ma anche abbastanza lunghe, anche se comunque si discuteva di passare direttamente ai rigori, però quindi non mi piace molto questa cosa. Guarda, a me di base non piace molto la situazione della Coppa Italia come è stata strutturata. Io già ripeto da qualche anno che mi piace il nuovo sistema all'inglese, stile FA Cup, dove si gioca una partita secca, e per questo non capisco come mai in semifinale si debba giocare andata e ritorno per poi tornare solo a giocare. Sì, solo in semifinale, però non ha senso dal mio punto di vista che giochi tutta una competizione a partita secca, poi arrivi in semi, fai andata e ritorno per poi rigiocare la partita secca in finale. A maggior ragione alla luce dei problemi che sono sorti con il coronavirus, ritengo che in questo caso si poteva tranquillamente eliminare la partita di ritorno e fare anche lì, almeno per quest'anno, la partita secca, visto che, come hai giustamente detto, ci saranno problemi anche di tempistica, perché si dovrà andare a giocare ogni 3 giorni e togliere una partita, in questo caso per 4 squadre, per carità, quindi un minimo numero, però comunque una partita in meno, visto che poi bisognerà affrontare in fretta e furia la chiusura del campionato, sarebbe stata una cosa utile. Lasciando per un attimo la Coppa Italia, nel senso, chiudo velocemente, secondo me va anche bene fare andata e ritorno, non mi importa sinceramente questo format specifico, ma se tu hai fatto l'andata sapendo di poterti permettere di perdere, di pareggiare per poi ribaltare al ritorno, secondo me è giusto che poi fine gioco, questo è il concetto. Se tu sai fin dall'inizio che è partita secca, ti ci impegni al 100%. Se tu sai che invece c'è possibilità del ritorno, di recuperare, magari te la prendi, insomma, pensi anche al campionato, cosa che presumibilmente hanno fatto l'Inter, che ha perso, e magari la Juventus, che ha preso proprio l'ultimo. Ma a parte questo, quello che a me non piace di questa ripresa è che tu vedi l'Inter. L'Inter deve recuperare una partita e lo farà il 20. Giocherà la semifinale,
se passa va in finale, quindi in un periodo dove non giochiamo da tanto tempo l'Inter arriverà alla prima giornata vera e propria, quando giocheranno tutte le altre, con già 3 partite sulle spalle. Quindi o diciamo troverà la forma velocemente e sarà un vantaggio e sarà avvantaggiata, o viceversa sentirà già il peso di questa situazione, perché gli altri sono la prima e l'Inter sarà la 4ª partita, secondo me. Tra l'altro la Lazio, diciamo, potrebbe vederla così, perché la Juventus metti che arriva in finale, magari abbiamo Juventus Inter, avrebbe solamente uno scarto di una partita che sarebbe tutto il punto. Però in generale è un po' incasinata questa situazione a livello proprio anche fisico, perché per quanto sono pagati, per quanto sono controllati, se il fisico non regge una partita ogni 3 giorni per 1 mese e mezzo è pesante, secondo me. A proposito del fisico che potrebbe non reggere, o per meglio dire, ricollegandomi alle date che sono state decise, e soprattutto andando a vedere che invece la Germania con la Bundes, che è già arrivata alla 29ª giornata e quindi è quasi in chiusura di campionato, ecco, io voglio vederla un attimo anche dal punto di vista più ampio. Cioè, l'anno prossimo, se tutto va bene, si recuperano i campionati europei. Eventualmente, quando si riposano i giocatori della Premier League, della Serie A, della Liga, rispetto a quelli della Bundes che finiranno prima e che quindi avranno forse un minimo di riposo dopo questo mini tour de force. Perché che cosa succede? Che adesso si rischia seriamente di finire il campionato di quest'anno e dopo 2 settimane cominciare quello della nuova stagione o giù di lì. Specie per chi ha l'Europa, poi. Specie per chi ha l'Europa, quindi sì. Juventus, Inter, Roma, Napoli. No, Napoli, sì, Napoli. Napoli, Atalanta. Cioè, quindi si rischia di arrivare a giugno dell'anno prossimo, se tutto va bene, non ci saranno nuove ondate di coronavirus, perché comunque l'OSM ha dichiarato che c'è questo pericolo. Noi chiaramente ci auguriamo che non accada, però mettiamo caso che vada tutto liscio, c'è il rischio che si arrivi a giocare i campionati europei dall'anno prossimo con i giocatori del campionato spagnolo, italiano e inglese, che eventualmente hanno quasi un anno ininterrotto di calcio sulle spalle. Guarda, io penso che sia una questione legale di sindacato, tra virgolette, perché i giocatori non stanno giocando adesso, quindi sono in pausa a livello fisico, seppur ovviamente controllati, seppur non tanto adesso quanto nelle scorse settimane, prima del potersi riallenare tranquillamente o comunque con le limitazioni. Quindi bisogna capire se questi 2 mesi di quarantena vengano valutati come vacanze o come effettivamente lavoro. Per esempio, so che alcuni non vogliono pagare alcuni presidenti di giocatori, e appunto vai a capire se questa pausa forzata è intesa come vacanza, anche se comunque non è vacanza, perché non è che potevi andarti a rilassare, eri comunque chiuso in casa. Sì, ma e tipo gente come Eriksen, appena arrivato e non si è goduto nulla, chiuso in albergo alla fine di niente, ciao, quindi vacanza sicuramente non è stato. No, quello... questo bisognerebbe valutare. No, quello che intendo io è che comunque una volta che riprendono questi campionati si rischia di non fermarsi col calcio fino a giugno dell'anno prossimo. Sì, ho detto, io penso che bisognerebbe valutare a livello fisico cosa hanno fatto fino adesso, perché se adesso li consideriamo riposati, alla fine giocano da giugno 2020 a giugno 2021, che è comunque tantissimo. Io spero venga un po' alleggerito il format o della Coppa Italia o del campionato, e per quanto odi diciamo così i playoff, penso che possano essere una soluzione, però con sapendo che si parte così, diciamo così, non una soluzione diciamo a campionato in corso. Qualunque sia la soluzione, spero appunto possa essere in qualche modo alleggerito questo ciclo, ecco, magari anche mettendo un periodo come la Bundesliga di pausa
insomma, a gennaio, dopo il girone di ritorno, tutti riposati, poi si ricomincia un altro bel ciclo, e magari anche con l'aiuto dell'Europa, che magari, non so, possiamo sempre fare la finale, magari la possiamo fare più lì, più là, e spostiamo qualcosa, però io credo questo, che appunto bisognerebbe trovare adesso, prima di ricominciare la nuova stagione, soluzioni e fare in modo che appunto tutti quanti inizino sapendo cosa succede e come si assegna il titolo, con quali modalità, quante partite ci stanno, eccetera, eccetera. Che si levano, insomma, squadre, dubito che adesso retrocediamo così, però magari qualcosa si può fare, ecco. No, più che altro perché appunto i giocatori non sa, cioè è vero che ora hanno fatto 2 mesi e mezzo di stop, 3 mesi, però poi si ritroveranno a giocare per 12 mesi di fila e non sono abituati a farla questa cosa, e quindi ci sarebbe oggettivamente bisogno, come hai fatto notare, anche di un aiuto da parte dell'UEFA, perché nel caso bisognerebbe nettamente, ma proprio dico drasticamente, snellire almeno per un anno la Champions League e l'Europa League, quindi eliminare la fase a gironi e ripassare per un anno all'eliminazione diretta come era un tempo. Quindi giochi, and ok, andate e ritorno, però se vinci vai avanti, altrimenti torni a casa e la stagione è finita a livello europeo per quest'anno. Però eventualmente in questo modo si arriverebbe a giocare un buon numero in meno di partite, soprattutto per i top Comunque player, per i top club. sono per soldi che la Champions League perde perché eliminando partite elimini, insomma, presumibilmente vanno fuori trattati i diritti televisivi e presumibilmente gli stessi club guadagnano molto, molto meno dall'UEFA, quindi anche lì è una questione economica. Sì, certo, questo. Non dicevo comunque di cancellare le partite, ma magari, che ne so, di farle non so, magari un altro periodo in modo da non sovrapporle con il campionato e lasciare quei 6 slot autunnali, invernali per poter giocare partite di campionato. Ecco, invece abbiamo anche un altro tipo di date che sono state confermate in questo periodo, è così. Passiamo all'ultima parte della trasmissione della puntata di oggi, e vale a dire le date della Formula 1. Quindi cambiamo argomento, perché il governo austriaco ha dato l'ok per correre al Red Bull Ring il 5 di luglio e il 13, quindi 2 settimane di fila, che corrispondono alle prime 2 gare del campionato di Formula 1 2020, che chiaramente sappiamo doveva cominciare in Australia, non è mai cominciato. E poi, insomma, è stata confermata anche la tappa che sarà il terzo Gran Premio stagionale in Ungheria, e si aspetta anche la conferma, che ancora non è tanto sicura, dei 2 appuntamenti a Silverstone a fine luglio e nella prima settimana di agosto, perché anche lì in Gran Bretagna non si è capito perché in Gran Bretagna bisogna correre eventualmente 2 volte, visto che l'Inghilterra oggettivamente ha ancora problemi avanzati col coronavirus, e quindi forse anche lì si potrebbe auspicare un eventuale cambio di destinazione d'uso, vale a dire non più l'Inghilterra, ma andare a correre 2 volte in Germania, anche che fosse nello stesso circuito ad Hockenheim o in uno degli altri che la Germania ha oggettivamente a disposizione. Sì, io penso che insomma, la previsione di Silverstone è un po' ottimistica, però anche lì una questione di soldi e un gran premio storico, quindi la posso comprendere così, perché a livello di contagi abbiamo cancellato praticamente tutta la stagione con molti meno contagi rispetto a quelli che ci ritroviamo adesso. La Cina ne ha avuti 80.000, abbiamo cacciato subito il Gran Premio di Cina e anche quello del Vietnam che stava insomma lì vicino a livello geografico. Abbiamo cancellato Spagna, Olanda con molti meno contagi e in Gran Bretagna al momento uno dei più contagiati e ancora l'infezione è in corso, anche con numeri abbastanza grandi, parliamo di quasi 300.000 contagi, quindi.
se si corre lì, mi chiedo perché non si può correre anche tutti gli altri gran premi, tranne Stati Uniti, Russia, Brasile, e quello basta che abbiano più contagiati del Regno Unito. Quindi mi chiedo questo: la Spagna sta messa meglio sia come guariti sia come situazione, perché non corriamo anche in Spagna? No, infatti, l'Olanda, idem, il Belgio, quindi insomma, no, il Belgio si corre, anzi, no, in Belgio si corre. Sì, in Belgio, due settimane prima del Gran Premio di Monza, che sarà i primissimi giorni di settembre, e nella fattispecie Monza, siamo ormai proprio in chiusura di trasmissione, quindi finiamo di dire queste date, dopodiché salutiamo i nostri ascoltatori, perché appunto Monza potrebbe essere, a detta della FIA, il primo Gran Premio a pubblico limitato, mentre invece fino in Belgio si correrà a porte chiuse. E poi la FIA spera, e secondo me spera male, di poter inserire ancora a fine stagione il Gran Premio degli Stati Uniti, del Messico e del Brasile. Situazioni duri questi qua, secondo me, molto difficilmente li vedremo. Infatti, anche per me la situazione è molto ardua per questi tre paesi, che purtroppo stanno affrontando una pandemia ancora più forte di quella che abbiamo fronteggiato finora in Italia e in Spagna, e anche più allargata di quella che sta vivendo la Gran Bretagna. Quindi difficilmente, secondo me, a ottobre-novembre si riuscirà a correre in questi paesi. Mi auguro per loro che riescano a stare meglio come nazione da qui a quella data, però dati alla mano, oggettivamente la vedo molto dura in questo momento. E allora, da parte mia, di Rugantino e di Alessio, ciao, per questa settimana è tutto. Grazie per averci ascoltato con Sport in Quarantena. Io vi ricordo anche le nostre altre trasmissioni, proprio in chiusura, che sono The Wrestling Corner, che conduco con Miss Alexis, poi Pensieri Notturni di Tiziana Giampieri, abbiamo anche In Compagnia di, che conduco ogni settimana con la compagnia di un ospite diverso, e poi da questa settimana parte anche la nostra vecchia trasmissione in inglese condotta da me, che è Stardust. E poi vi ricordo anche i nostri mini documentari sulla vita dei campioni, appunto storie di campioni. Quindi di nuovo da Rugantino e Alessio per oggi è tutto, un saluto alla settimana prossima, ciao!